Reddit che era primo punti con 60 punti, dietro Ago a 56, Cormag a 40, che partirà addirittura come audio riconnessione in corso. Che vuol dire OBS, riconnessione eseguita, grazie OBS Studio. Abbiamo appunto Cormac quindi terzo, Cavani quarto, Storm quinto, però stiamo partendo fra poco, quindi però Bene, si comincia. ci dovrebbe essere il giro di formazione, quindi nel frattempo continuiamo a controllare le varie posizioni. Avevamo Magico sesto, settimo James Hunt, che purtroppo si è ritirato, ottavo CE, nono Assetto Perfetto, il Principe decimo, undicesimo Sebabetti, il Violante dodicesimo, tredicesimo Zio Badino da riserva, quattordicesimo Pietro, quindicesimo Goose Jack, sedicesimo Ettore, diciassettesimo Starbust, diciottesimo Anel, diciannovesimo Lino Fiesta, ventesimo Feder, che anche lui, lo vedrete poi più là, si è ritirato. Intanto squalifica sessione per Pietro. Ah sì, durante il giro di formazione. Ma si è interrotta la. Per 3 secondi, dice Ludo. Spero non stia avendo problemi. Spero altamente che non ci La stiano. live non so. Aspetta, Ah, Ludo dice che è tutto in sync adesso. eh. Ok, ti rivedo, ok. Perché mi ero comparso un attimo che tipo era finita. No, no, Ludo infatti dice che si era chiusa la baracca per 3 secondi. Ora sembra tutto in sync. Ragazzi, io vi ripeto, togliete la bassa latenza. Fate un favore a voi, a me stesso e anche alla gara di oggi. Comunque, tutti con gomma gialla o bianca. Sì, infatti penso che la strategia sia per chi ha la gialla è intorno al dodicesimo giro bianca, anche per chi ha la bianca intorno al diciottesimo giro, ventesimo giro, anche se qualcuno vuole allungare di più la gialla poi, decimo, Comunque, ora che ci dodicesimo giro. penso, ma il giro di formazione lo dovevo mettere o non lo dovevo mettere? Sì, Perché quello mi. l'abbiamo messo però immersivo e non televisivo per evitare bug, giustissimo, giro di formazione. NMK, ma scusa, l'invito in teoria. Boh, A chi? Allen, è possibile che debba ricevere Allen? No. Allen è riserva, sì, stasera è una wild, quindi sì, intanto Luigi Dragon e Lucas squalifica, Ah, in si teoria, scusa. toccano, ritornano con Ah, in griglia. non è già in lobby, scusami. Non lo so, forse è il bot. Prova a invitarlo. Aspetta, perché non credo di. Allen Aspetta, eh. MK di 97. Effettivamente è un bot. Ok. Vai, prova a Allen MK. invitarlo. Cerchiamo di farlo entrare. Aiuto. Allen MK di 97. MK di tutto senza i simboli? Sì, tutto così, Allen MKD 97, tutto minuscolo. Intanto i nostri piloti si stanno rimettendo in questo istante sulla griglia. Ok, Siamo invito stati inviato sulla adesso. visuale di Seba Vettel. Si mette a posto anche Redshark, Ettore squalificato, tutti squalificati. Violante squalificato anche, arriva nel Principe CE Starbust. Stanno per partire. Anel dell'MKD sono squalificati. Non abbiamo capito il perché. Non partono. Partono adesso. Ok, Ma partono proprio adesso. dalla gara? Ok, Ma sì, sono stati squalificati, però non ho ben capito quale motivo. Tanto vediamo la partenza. Sembra tutto in brutta ordine. Ago partenza, addirittura Luigi quarto in questo Dragon. momento. Problemi alla partenza. Buonissimo invece l'inserimento di Violante in questo momento che è decimo. Anche il Principe Goku, dodicesimo addirittura. Partenza stratosferica, scende Redshark, sale Luigi Dragon in questo momento il dodicesimo posto, e Wojak rimane diciottesimo ovviamente per la partenza. Lino Jack forse si gira Storm, forse si gira Comunque Storm, questa è. sì, senza ala per lui, sembra tutto in ordine in questo momento, la pista è ancora tutta quanta pulita. Ago cerca già il sorpasso su Pietro, dovrebbe averne molto di più, lo sbrucia addirittura. Vogliamo capire cosa è successo tra l'altro fra Anel e Allen. Ah, infatti questa è una bella. Anel, io non capisco perché mette il giro di formazione per le gomme. Semplicemente per le Comunque è strana questa cosa, non credo sia mai successa. Comunque avevo visto una Intanto brutta Son Goku partenza addirittura di. undicesimo. Lotta con il principe. Utilizza tutte le risorse possibili per andare subito nella zona punti e farsi vedere bene in questa prima gara per lui.
anche dietro. Dragon è stato molto aggressivo in partenza, ho visto un contattino. Non sappiamo perché è stato squalificato. Chissà cosa è successo, ce lo diranno soltanto dopo, lo scopriremo. Sì, c'è chiaro che Purtroppo Allen era dispiace. bot, il problema è questo. Il problema non è stato il giro di formazione, il problema è stato che Allen era bot, quindi chissà cosa è successo per addirittura effettuare una Ma poi penso squalifica li ai abbia danni. squalificati poco prima di partire, perché... Ma ci dispiace per i ragazzi. Spiace. È anche un po' buggato il tempo, il distacco tra Red e Violante. Red Viante buggato il tempo. No, dice che sono 8 decimi. Sembra a posto. Ah, non so, allora sono io che li vedo buggati. Quanto Ok. hai tu? Tipo Red meno 1.31.740 e Violante più 1.33.215. No, sono. Vabbè, Ragazzi, sarà ditemi un... se sto io che c'è. No, voi li vedo io questi distacchi Ah, strani, se scusa, tu li vedi Ciro, dimmi una normale. cosa, mi dici le posizioni? Allora, Seba Vettel, Cavani Asip, Sì. E Ago, mi dici il distacco fra Pietro. questi tre? Da questi tre, allora, intervallo 2 secondi e 2, 0,5, Ok. 0,1. Mattia Poggetti è entrato per vedere l'altro di Ago. Benvenuto Mattia, benvenuto. Benvenuto e grazie anche per il follow, grazie mille. Allora. Comunque, ok, adesso si è risistemato il distacco anche tra Tra Red e Red e compagnia Violante, ok, cantante. perfetto. Allora, magari sono un attimo di desync. Comunque, torniamo in questa gara che sarà piena di Red sorprese. Intanto, su Lucas viene Luca? sorpassato appunto proprio da Red, che adesso Verso va spazio, all'inseguimento di visto Luigi da dietro. Dragon. Tanto, come mai Ago terzo? Ago terzo dietro Cavani a 2 secondi da Seba Vettel. Vettel che ha preso il largo, larghissimo. Ago che non riesce a tenere all'altezza delle aspettative di quella qualifica. Sarà stato un po' di bagarre all'inizio che ha avvantaggiato Vettel. Ma Ago comunque non sta recuperando. Cioè, con tutto il DRS, fa fatica. Si vede che fa fatica. Red, Red, Mamma mia, tanto Luigi Red viene Dragon. sorpassato da Lucas grazie alla forza del DRS del motore. In questo momento Violante alle sue spalle guarda i due. Luigi Dragon è un uomo molto coraggioso perché tenta delle staccate in punti un po' complicati. Ed è proprio assetto Grande. perfetto a doverselo gestire. Tuttare. Uomo Eh sì. che ha tutt'altro ha il piacere di dover lottare con questi metodi. In questo momento il DRS gli favorisce, utilizza addirittura tutto l'Erso Luigi Dragon 0% in questo momento contro il 54 di Assetto. Due filosofie diverse di gestione dell'ERS. Ago perde la posizione, intanto 3 secondi per Secondi per Red, peccato, Red. Attenzione. pesante, per adesso sono passati solo 4 giri, Mamma Intanto mia, ancora Ago. Luigi Dragon a 1 decimo da Sector che prova sull'esterno, forse adesso si rientra sull'altro esterno. Vediamo un po', sì, prova a seguire la traiettoria interno, vediamo se rimane sull'interno invece. Lo tocca forse poco poco, infatti lo fa all'interno, una staccata pazzesca. Andiamo a vedere la visuale di Lucas. I 2-2 Oh sono gomma a gomma, c'è signore. qualche scivolata, c'è qualche contattino ancora. Il DRS però e ce l'hanno entrambi, ma l'ERS di Assetto favorisce il sorpasso e si mette avanti. Comunque già storma, che posizione partiva? Che Già ha già Storm fatto la partiva sosta. ultimo. Si è girato Luigi! Si è girato Luigi! Gigino malavitoso si è girato. Ingresso in pista coraggioso, ancora Ghost addirittura, ed è in mezzo a due auto. Non il migliore dei modi per Aiuto, entrare in pista. La aiuto. penalità di 5 secondi, che purtroppo se vai in box non potrà essere scontata. Quindi, qui il problema è stato l'ingresso. Poco da dire, qui purtroppo ci si doveva accontentare dell'attesa per entrare in pista. Ma andiamo dove Starba sta attaccando CE in questo momento. E Just Storm sta recuperando tanto su Jack. 21 secondi in questo momento, a discapito dei 30. Intanto Pietro, giro veloce, ed è secondo Pietro in questo momento. Pietro è secondo. Pietro è secondo e Ago è sceso in quinta posizione.
Ma Ago deve avere dei danni. Ma perché, vedete se Ago è botto. Si gira Ettore. Si gira Ettore. No, attenzione al rientro in pista. Ok, che c'è il Gostic. Attenzione a quelli che possono venire dietro. Ovviamente per la paura lo scansa anche realmente. E rientra. E Ago quindi quarto e non più quinto. Addirittura un secondo e otto da Cavani. Quindi il distacco con Cavani c'è. Ma Pietro è secondo, a 2 secondi e 6. Sebamente sta volando. Bandiera gialla, settore 1. Che succede? Il principe. E il principe si è girato. Vediamo se ha dei danni. Vediamo se la visuale ci permette di intuire. No, sembra tutto a posto per il momento per il pilota della Haas. Che adesso permette. Forse ha già sto ancora Ettore, problemi per lui. E a secto perfetto ha recuperato Ago. Bandiera gialla, secondo ancora bandiera due, gialla, forse red, no, red, si gira red. Oh ragazzi, io non ho fatto il fantamorto oggi per rispetto ai nostri piloti, ma vista l'ultima volta, ma red in questo momento senza ala in un punto complicatissimo, e anche CE, non... Non sembra essere al meglio delle prestazioni, avendo perso bandiera un sacco gialla, di tempo. Bandiera gialla nei tre settori. E quindi è safety car, quindi c'era il delta, ecco perché hanno rallentato. Quindi box per Ago, eccolo, forse spiegate il motivo del suo lento procedimento. Cambia gomme, mette un'altra gialla e cambia l'ala. E il principe 5 secondi. All'ingresso box. Attenzione. Comunque non ho, forse me lo sono perso, ma non ho capito il motivo della safety car. Allora, la safety car sarà stata causata da Red, che si è rotto nella chicane di, ti dico anche il numero della curva, dovrebbe essere curva 13-14, sì, su 13-14-15 circa, comunque fine secondo settore. E rompendo l'ala in quel punto, pardon per Dragon, Lucas chiede scusa a Dragon intanto, chissà cosa è successo per due, e intanto quindi il red per bloccaggio, la safety car è uscita in prevenzione di varie distruzioni in quel punto, essendo un punto molto stretto, molto lento, ma la curva comunque è in salita, quindi... Palese, particolarmente codice della strada, o quando c'è un dosso bisogna andare piani perché non sai che ti arriva contro, stesso motivo della safety car. E quindi qui diciamo che la partenza di Seba Vettel adesso è distrutta, i 2 secondi di vantaggio sono stati cancellati ed effettivamente Red è stato... Allora, è successo un casino, quegli 8 secondi non sono veri, manco 2, ho tante clip da mandare ai commissari, certo Luigi, io ti dico solo una cosa, abbiamo visto in diretta come l'hai presi. Consiglio per la prossima volta personale, senza ovviamente giudizi, l'ingresso in pista quando ti giri, cerca di stare un po' più attento perché il taglio l'hai preso, dato che sei ricomparso senza costa a fianco a due auto in un punto difficile da gestire, quindi sei dovuto andare largo per evitare di colpirli, però l'ingresso in pista è stato frettoloso, definiamolo frettoloso, però giustamente tu non puoi perdere tempo, ci sta, però... Valutazioni personali del pilota. E poi giustamente sì, 5 secondi sono stupidi, perché 5 secondi l'hai fatto per non prendere il pilota a fianco ed evitare lì lo scontro. Però se andrai in box saranno levati i box, quindi ti conviene quasi andare adesso, perché se i 5 secondi non possono essere tolti poi dal direttore gara. Intanto Ciro, ti chiedo per favore di invitare Cavani Hamsik, che al momento è bot e potrebbe essere sorpassato dagli altri durante la safety car. Ah, però non so, quest'anno avevo capito che Cavani Hamsik è rientrato, ok, non è rientrato, chiedo scusa per la... No, più che altro che ogni anno cambiano il modo. Io mi preoccupo perché ci sono tanti problemi, ogni anno ci sono nuove problematiche, io cerco sempre di stare un po' allerta. No, fai bene, comunque vabbè, alla fine è rientrato, quindi va bene. Quindi facciamo un recap delle penalità momentanee e anche del cambio
Ecco qua, del cambio posizioni più tardi, mentre probabilmente si affronta il penultimo giro della safety. Penalità abbiamo gli 8 secondi di Luigi Dragon. È entrato safety car proprio in questo giro, quindi abbiamo veloci 3 secondi per Red, 5 per il Principe per l'ingresso ai box prima, mentre cambio posizione al momento Url Son Goku, addirittura 10 posizioni guadagnate, primo in questo momento per appunto le posizioni recuperate alla partenza, 4 e 5 per Assetto Perfetto Lucas e 5 anche per Violante, 6 per Cormag, 6 per Lino Fiesta, 7 per Ewozjack. Bene, facciamo lavorare i giudici, assolutamente sì, vediamo questa ripartenza allora come avverrà da parte di Seba Vettel. Beh, è partito Si bene. riparte, partenza molto ordinata. Seba Vettel, grande pilota, che addirittura prende 8 decimi di distacco da Pietro, che non riesce a stargli dietro. Non lo so, Goku addirittura tenta subito e sorpassa all'esterno, gomma a gomma in questo momento con Violante. Cercate di giocare bene, Violante deve stare attento perché quel cordolo è difficile. Ecco. Violante purtroppo infatti prende il cordolo, costretto alla difesa, deve stare attento al rientro in questo momento. Madre santa benedetta. Qui forse Goku è stato un po' aggressivo. Intanto c'è Lucas su Cavani che va anche largo. Cavani qui, da stare attento a rientrare in pista. Cavani qui, anche Wojciech Ago cerca subito. Son Goku addirittura il sorpasso in rettilineo, 65% di Erse. Goku non vuole perdere tempo finché la gomma hard potrebbe avere il vita difficile. Quanto è veloce Goku? Quanto è veloce Goku in rettilineo? Fra 0-0. E ha già recuperato Lucas, intanto sorpassa il suo Assetto Perfetto, il compagno di squadra dell'Alfa Tauri è dietro a difenderlo in questo momento. Vediamo se ci sarà ordine di scuderia per i due, per vedere chi avrà un passo più veloce. Peccato per il pilota Alfa Romeo, ancora una volta si vede a dover recuperare per problemi in pista, ma noi ovviamente consigliamo sempre clip video e giudici. Intanto Son Goku è velocissimo, 323 km/h contro i 327, non è vero? Forse Assetto Perfetto ne ha un po' di più. Intanto Luigi Dragon brucia Cavani Hamsik, che doveva essere in realtà uno degli più scarichi, invece è settimo al momento. Però la gialla forse gli permette qualcosa in più. Son Goku addirittura nell'interno con le hard. Che coraggio! Che coraggio, rimane avanti, che recupero. Ricordiamo che Son Goku addirittura è stato tolto in Q3. Starburst curva 1 su CE, sempre la stessa posizione di Violante, attenzione a quel cordolo, attenzione a quello là, attenzione Panino, c'è anche Ago che va sull'esterno dei due, quasi vuole dettare un doppio sorpasso, attenzione alla trazione, vediamo della visuale se ce la fai, però su CE c'è su CE. Mamma mia, signore mio, cosa stavo vedendo? Mamma mia, quel doppio sorpasso mi aveva fatto venire i brividi. Anche la mia compagna qui dietro che lo sta seguendo, usciti i brividi per questo sorpasso. Ed eccolo. Ago lo brucia. Adesso c'è l'inseguimento verso Cormac. Ettore anche su Ewozjack. Rimane dietro Ewozjack. Forse Ettore potrebbe addirittura puntare Lino Fiesta. In questo momento dodicesimo. Grande prestazione anche per lui dal fondo dopo l'emissione in Q3. Dodicesimo dopo la safety car. Intanto guardiamo gli intervalli là davanti. Il primo, Seba Vettel come al solito sta volando. Pietro è a 2 secondi, non riesce a recuperare. Lucas è terzo a 2 secondi anche lui. E Son Goku addirittura quarto. Vediamo se riesce a recuperare, sta dando la scia ad Assetto Perfetto, questo sarebbe intanto ottimale perché Luigi Dragon anche in questo momento sta tentando l'imbucata in un posto difficilissimo dove trazionare è veramente complicato. Vediamo la visuale da parte di Cavani che è dietro, attenzione, c'è incrocio, forse l'incrocio bello, da parte di Luigi bello. Dragon che rimane dietro, bello, però rimane bello. Dietro Assetto Perfetto, però adesso deve stare attento perché non ha il DRS, mentre Luigi Dragon potrebbe approfittarne in quanto proprio da questo giro si inizia con le lancette alte, con l'alettone posteriore spalancato. Son Goku intanto sta a 8 decimi, fa vedere il DRS quanto funziona dopo tutto l'ERS utilizzato nei primi giri. Intanto Pietro si sta avvicinando, 1.9, 1.8, non sappiamo se è stato un errore di Seba Vettel che forse potrebbe iniziare ad andare in box, giro 10 si aprono, forse in questo momento i primi consigli in box, intanto Wojciech rimane dietro su Storm, mentre Cormac contro Ago, Ago è già arrivato, si gira a Sexto, non abbiamo visto perché, ma Ago sorpassa Cormac intanto, Ago sorpassa Cormac.
Peccato per Assetto che era addirittura quinto, chissà se è stato uno scontro con il pilota Red Bull. L'impazienza forse è causato questo. Luigi Dragon, diciamo che non mi sembra uno che è molto, come dire, che si trattiene molto, ecco, uno molto non è strategico, diciamo. È un, sì, sì, è molto, è uno spartano, è uno spartano. La Fiesta anche passa sul Sesto Perfetto col DRS, lo ripassa, rimane dietro. In questo momento Sesto Perfetto deve recuperare, ma deve stare attento alle gomme calde e va addirittura in box, però non sappiamo, noi stiamo puntando il dito senza sapere. Al momento 5 secondi. Vediamo, speriamo che non arrivi il ritiro per lui, pilota che potrà fare tanto. In questo momento 5 secondi di frustrazione. No, comunque Ago è un fire, rimontona per ora. Ago rimontona, al momento sta puntando Cavani, addirittura cerca all'interno esterno. Cavani va più, non va largo, qual è il contrario? Va largo e largo, va stretto e largo. Addirittura c'è Cormac che tenta il sorpasso in questo momento su Cavani Hamsik. Cavani fa una traiettoria tutta sua, diciamo. Non si vede che non ci sta allenamento per lui quest'oggi, si vede, si vede. E Ago allora a 2 secondi da Luigi. Già Storm sorpassa su Lino Fiesta. Anche Wojciech su Lino Fiesta, che probabilmente si fa da parte. Che succede? Che succede fra Just Storm e Wojciech? Ancora lotta fra i due. Lino Fiesta alle spalle, che si mette a guardare anche Ettore, che lotta con CE in un punto strettissimo. CE prende i 3 secondi per taglio curva, ma ovviamente questi vanno valutati perché la lotta è avvenuta in un punto davvero complicato, oserei dire azzardatissimo e coraggiosi due piloti, ma sicuramente corretto CE ad andare largo, decidere di andare largo per lasciar perdere eventuali problemi. Ma Ettore con l'uso del DRS supera CE inerme contro la velocità di punta del pilota McLaren, che va a seguire il compagno. E Dragon si gira al solito punto, al suo punto, per fortuna, forse però doveva andare in box, quindi Dragon ha fatto una manovra che ha rischiato veramente grosso, perché era sul cioè in un certo senso era sul traguardo, è riuscito a entrare in box senza essere squalificato. Sì, è vero, è vero, assolutamente sì. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio di Formula 1, è stato anche fortunato. Ricordo io una volta in Cina, mi ero girato, ho provato a tornare indietro, ma ho squalificato, giustamente. Sì. Non ho fatto in tempo. L'anno scorso, mi pare. Sì, mi sa proprio l'anno scorso. Tanto qui abbiamo un trittico al momento, CE che cerca di inseguire Ettore, che alle sue spalle con Just Storm, che ormai ha distaccato, e Wojciech, che al mercato mio padre comprò. Ago è attualmente primo perché quelli davanti si devono fermare, quindi sì, attualmente Ago è primo, ma anche Ago si fermerà, eh? Non so se farà un gialla rossa, ma considerando che la gialla fa 10 giri, altri 10 giri ne ha fatti, quanti ne ha fatti? 6? 6 e 10, 12 fa 18, quasi 20. Potrebbe farne 9 giri di rossa, non li fa. Vettel box. Anche Pietro lo segue. Lo segue a ruota libera. Vediamo adesso. Lucas pure. Sono proprio continuo. Al momento è primo. Quindi il pilota Alfa Tauri, pilota rivelazione. E 3 secondi aggiunti. Dragon si sta scavando la fossa praticamente. Tanto grande prestazione anche per Starbus in questo momento, quinto davanti al compagno di reparto che dovrebbe essere Fascia, mentre adesso è lui con le redini della Williams a dover dirigere l'orchestra della compagnia da Mercedes. Tanto Cavani fa sempre lo stesso errore, sempre questa curva in cui va largo Starbus, intanto scivola e utilizza l'ERS per riprendere il tempo perso dovuto al piccolo slittamento dell'anteriore, del posteriore. E sono tutti attaccati qui da Cavani fino a Just Storm e Wojciech. Sono tutti attaccati, ma Wojciech purtroppo ha perso la scena del DRS e adesso Cavani è attaccato dal principe. Cavani, diciamo, tanta difficoltà Cavani, tanta difficoltà. Sì, non è in formissima. Che bella visuale, grazie, grazie. Zona televisiva. Vediamo se Starbus riuscirà a sorpassarlo qui a 3 decimi di differenza
col DRS anche senza Cavani Erso. Cavani si allontana. 380 km/h, Cavani invece rimane fisso ai 328 senza Erso, quindi guadagno minimo. Poi vediamo se in uscita Starbucks riesce a fare qualcosa più. Intanto Lino Fiesta viene sorpassato Cavani agevolmente box. Cavani box, vediamo Ettore non lo segue ovviamente, CIE non segue, Just Storm continua dritto anche lui, e il principe anche continua insieme a Jack Red, ovviamente continua. Seba Vettel è alle spalle in questo momento, è una lotta a distanza fra Seba Vettel e Agua in questo istante. Bisogna vedere quanto riuscirà a non farsi frenare dai piloti della. Intanto Agua a mezzo secondo, 3 secondi per Pietro. 3 secondi per Pietro, pesanti, era secondo, era terzo anche, intanto già Storm, anche lui un recupero da maestro, sesto, partendo dalla 19esima posizione, anzi forse con la squalifica di Allen, Son Goku 3 secondi di penalità. Peccato. Sì, aveva anche sperato. Peccato per lui, ma vorrei soltanto dire che Ago sta a 5 decimi. Ago sta a 5 decimi. Rimonta pazzesca anche per lui dopo le prime difficoltà. Intanto il principe è anche attaccato ad Iwas Jack. Forse qualche errore in uscita adesso. Staccata di Calma, calma, però Son Goku non va in box giustamente con le hard. No, invece va in box. Va in box con le hard, che fa? Mamma mia, Piro cosa ha fatto. Mi ha rischiato tantissimo. Come mai Son Goku va in box con le hard? Forse danno? Devastante, che mi sono perso per le due squalifiche. Guarda, John, non lo sappiamo neanche noi e benvenuto. Non lo sappiamo neanche noi. Tanto box anche per Lino Fiesta. Andi, Johnny. Seba Vettel anche lui pronto al recupero su Red. La lotta continua, Pietro alle spalle che guarda. Anche lui si vorrebbe infilare, lo fa! Lo tocca e si gira. Violante si è ritirato. Violante si è ritirato in pista. Le safety car. Pietro può tirare un sospiro di sollievo. Tra l'altro Luigi Dragon anche passa davanti alla safety car. Quindi, a questo punto Ago gli conviene mettere una gomma rossa? Vorrei dire che Son Goku è stato abbastanza sfortunato a mettere la rossa proprio adesso, perché io penso che 15 giri su 29 non riesce a reggere, ovviamente. Cioè voleva fare doppia sosta, questa safety cambia tutto. Chi ha le gialle ha fatto il colpaccio. Ago può rimettere la hard. Ago e Giastorno mettono la hard e vanno fino in fondo. Ettore potrebbe rischiarsela con una media e farsi 14 giri in caso, se non è usurato. Ma le rosse quanto fanno al massimo? Secondo me 8 giri e sono morto. Cioè massimo 8 giri. Massimissimo 8 giri. Vediamo se Ago va in box. Box per Ago infatti. Vediamo anche se Ettore andrà in box. La sua decisione potrebbe far prolungare tutta la fila dietro, infatti anche Starbus e Just Storm in box, c'è anche Wes Jack anche, e il principe continua, il principe c'ha 10 giri, eccesso di velocità con safety car, drive through per Luigi Dragon che non guarda, ciao. Che non guarda il delta, chissà se qualche bug o qualcos'altro, anche lì clip sicuramente per lui. Lucas passa avanti e non va in box. Ago rimette una hard di 5 giri, ma considerando che ne mancano circa 12-13. Accesso anche per Cavani Hamsik. Forse c'è qualcosa che non va in questa safety car. Drive-thru per i due piloti. E forse c'è qualcosa che non va, perché addirittura Cavani drive-thru. C'è qualche problema con i vari sorpassi. Due drive-thru per Cavani Hamsik. Il pilota forse vuole andarsi a ritirare, visto le difficoltà che sta provando in pista. Quindi ma no, allora, dai, ci sono modi e modi, non credo. O è un bug. No, infatti, oppure effettivamente non credo. Un pilota molto corretto di solito. Due drive-thru, però mi sembrano appunto insoliti da parte sua. Disattenzioni grandi, a meno che non abbia messo pausa e il bot abbia fatto di testa sua. E lì, purtroppo, non è gestibile. Lì non è gestibile. Vabbè, certo, se metti il bot e il bot fa quello che vuole, non ci puoi fare niente. Lì non è gestibile. Da capire. We will investigate after the race.
A questo punto forse la classifica potrebbe essere più classica di quello che potevamo aspettarci all'inizio. Perché Seba Vettel, Leago e Lucas sono lì. Son Goku ha messo la rossa per 3 secondi di penalità e Corbin quindi è dietro di lui. Con la rossa devi fare doppia sosta. Peccato per... L'unica che mi dispiace davvero tanto è Anel, che Anel aveva tanto da Da dimostrare in dare. questa pista, eh. Se abbiamo visto in qualifica come No, si poteva è dato un'idea. effettivamente dare il suo contributo per questa gara. Violante, dopo ovviamente la prima sbinnata, probabilmente aveva già le gambe un po' calde, quindi quella curva è complicata, curva di 18. Curva di 18 è complicata da affrontare, quindi è successo quel che è successo e questo safety probabilmente è anche causa di quell'eccessivo riscaldamento. Intanto Pietro va in box di nuovo e rimonta delle hard, probabilmente ha smarcato Sì, esatto, le forse non gomme. aveva cambiato ancora la Sì. mentole. Quindi al momento gli unici che potrebbero rischiare di non arrivare al traguardo sono Ettore con 6 giri sulle gialle. Forse Red cerca il principe, arriveranno sicuramente fino in fondo, però c'è da vedere quanto riusciranno a reggere l'usura. Sono due piloti da volante, se non erro, il volante sicuramente è avvantaggiato rispetto ai giocatori di pad per l'usura e la gestione gomme, però se qualcuno dovesse avere un assetto un po' più rigido, sicuramente l'usura cambia veramente di poco. Intanto forse problemi fra Jack e Cavani, visto qualche scambio di posizione fra i due. Non sappiamo se è stata colpa di lag o altro. Intanto la safety car potrebbe rientrare già in questo giro perché Pietro si è già fiaccodato. Vediamo un po' se riceviamo il via per... Esatto, eccolo, la ripartenza della safety. Intanto Rail cerca il principe, ricordiamo, con 3 secondi di penalità. Intanto io bevo, quindi se sentite qualche suono ambiguo è sempre la solita storia. Potrebbe diventare una ripartenza ASMR per alcuni lati. Spero che possa piacervi e non darvi fastidio. Sono molto curioso di vedere Son Goku come gestirà la gara a questo punto. Vediamo, avviene la Tu ripartenza adesso. Avviene adesso la ripartenza. puoi girare Si è girato Red. Si è subito. girato Red. Quella gomme hard, difficile. Lucas già sorpassa il rettilineo. Seba Vettel anche. Ago è scarichissimo. Cioè, è carichissimo. Ago. Non credo che possa farsi sorpassare Non è da. bandiera gialla, Tanto ma che l'ignoro bagnato cavolo? Lucas ha sorpassato Ago probabilmente prima del traguardo, perché ovviamente si sorpassi in safety quando esce la safety, deve rientrare in box e tu inizi a sorpassare prima che il pilota tagli il traguardo. Qui forse avvertimento su Ago e sta avendo problemi. Si è rotto di nuovo l'ala, è troppo lento, non capisco, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va ad Ago. Intanto Pietro supera Lino Fiesta e si rimette all'inseguimento. Vediamo Seba Vettel come gestirà a questo punto. Forse potrebbe essere. Intanto Ago quinto di nuovo. Lotta con Cormac. Addirittura carichissimo quest'oggi. Attenzione, gomma gomma. Sì. Qui Eh no, cosa? Cormac ritiro. Cormac ritiro. Qui potrebbe arrivare una clip. Ago forse ha problemi. Ago evidentemente ha problemi sulla deportanza perché non riesce a girare. Non riesce a Non lo girare. so. 5 secondi di penalità per Luigi Dragon. Collisione grave con Lino Fiesta. Ok, È però un'altra secondo me safety Cormac. car, Cormac abbandona. La frustrazione c'è. La frustrazione Sì, ma c'è. secondo me ha fatto come se non ci fosse, non so, adesso sai che c'è l'auto a fianco, non so. Red si è girato e ha dato sorpasso illecito. Tu dici che per il sorpasso di Red ha dato sorpasso in Dragon va in box insieme a Vettel. Forse qui. Vettel cosa mette? Le gialle? Nuove? Possibile che ci sia un'altra mescola di gialla nuova? E il principe rimane avanti? Anche Lucas rimangono fuori con le hard. Vediamo Son Goku cosa mette. Altre rosse. Mette anche Seb.
mettere le altre rosse, forse 9 giri possono farle con le rosse. Anche Storm mette le rosse, Red le va già messe, forse rientra in box per la rotta. Dovrebbe riavere un'altra rossa Red se non l'ha usata in qualifica. Vediamo subito che gomma desidera. Mella Rising. Si scherza, Rising. Guarda, Airbus, ti dirò. Sì. Scherzo. La Rising in realtà potrebbe far meglio giovedì. Non voglio dire. Ah, Red ha messo le hard. Quindi sta smarcando le rosse perché non ha una gomma migliore. Rientra nei box alla fine giro. Se non mi tolgono i 5 secondi mi incazzo. Lucas, ti ripeto. Se non fai togliere i 5 secondi ai box, te li tolgo il direttore gara. David, per non ascoltate, ricordatevi sempre di fare la foto a tutto il direttore gara, quindi dal giro 1 al giro 29, tutto il direttore gara, tutto, è la clip video incriminante di 30 secondi o più e la mandate su Telegram, perché altrimenti il direttore gara ovviamente non può garantirvi l'efficienza del loro lavoro, perché ci vogliono le prove. Quindi per quanto possa essere stato visto in live, per quanto possa essere, ci vuole sempre, mi raccomando. Poi il link di Telegram lo trovate su Discord, ve lo mandiamo noi, non vi preoccupate per quello. Tutto il resto volete soltanto fare le foto del direttore gara e la clip video, importantissima. Attenzione che se non c'è la clip video o non c'è il direttore gara, non ve li tolgono, quindi mi raccomando, attenzione. E anche la stessa cosa vale per i ritirati, magari Cormac, se volesse fare appunto reclamo, o chiunque altro avesse avuto problemi, magari dico Luigi Dragon perché è quello che ha avuto delle penalità particolari sul taglio curva, appunto CE, però forse CE è andato in box e fa togliere i 5 secondi. Anzi, adesso che ci siamo, andiamo a vedere le penalità, 5 secondi di accelerazione in box per Vettel. Ecco, questi 5 secondi, intanto tra i due per Luigi Dragon, questi 5 secondi pesano. Ha rimesso delle altre rosse, però penso che non gli costi nulla rientrare in box per mettere un'altra rossa per togliere altri 5 secondi. Ha tolto anche la lettone. Starbust ci fa il bis dimolo. Starbust in questo momento, se diciamo i 5 secondi del principe Lucas non dovessero essere tolti o dovesse superarli in pista, sì, c'è il bis di Imola. E forse c'è il bistimolo anche a livello tecnico, perché dovesse arrivare comunque prima, rimanendo entro i 5 secondi da loro due, se Ago non lo supera prima. O comunque Ago dovesse ricevere qualche direzione generale di gara e quindi penalità e quindi va sotto Starbust. Sì, sarebbe un bistimolo, Starbust ancora il protagonista. Quando faccio la telecronaca su Starbust succede questo. Poche chiacchiere. Comunque sul contatto Ago-Cormac non me la sento di dare colpe, perché si sono affiancati, dopo Cormac l'ha superato. No, ma io neanche mi sento di dare colpe, assolutamente. Io dico semplicemente se qualcuno volesse fare reclamo, quella è la procedura. Sì, no, stavo riflettendo sulla situazione che avevamo visto. Come appunto Violante ha fatto reclamo contro il G-Dragon in questo istante, Cormac... Non solo ha fatto probabilmente reclamo, ha fatto anche una richiesta al Parlamento molto forte. Tanto safety car in questo giro, quindi rivediamo la seconda safety car guidata dal Principe, terza di quest'oggi. Andiamo on board con lui, togliamo le penalità come avete visto in sovraimpressione, 5 secondi per Seba Vettel, 3 per Red Shark, 3 per Son Goku, Drive 2 per Luigi Dragon e varie penalità, 3 per secondi per Pietro, intanto problemi per Lucas e Ago. Lucas ha rotto... Lucas sta frenando troppo. Lucas è antisportività. Non so cosa stia succedendo. 5 secondi per assetto perfetto. 3 per CE. Drive through per Cavani. 5 secondi per Lucas. Ma probabilmente il principe ha già iniziato la ripartenza da questa safety car. Andiamo appunto con la gomma per vedere come sarà Starbust. Appunto, quindi davanti Lucas. Chissà cosa è successo. Starbust davanti al principe addirittura. Dove si prendono i gettoni? I gettoni si prendono guardando la live, signor Eddie Ojo. Comunque, buonasera e benvenuto. È ripartito malissimo il principe. È ripartito male. Malissimo il principe. Intanto lotta fra Secto Perfetto e Cavani. Cavani, però, che dopo il drive-thru si è rimesso in pista. È addirittura sesto. Lucas va alla rimonta. Il principe in questo momento. C'è la lotta fra Haas e Ferrari. Stessa motorizzazione, ma in questo momento. La Ferrari, come la vita reale, sembra averne un po' di più in curva. E passa.
e le due assi in questo momento sono terze e quarte. Forse se c'è qualche gioco di squadra il principe potrebbe far passare Ago. Tanto Red, Seba, Red ha messo le hard, Red non è riuscito a smarcare le rosse, poi continua con le hard. C'è Assecto, perfetto, ho visto qualche scambio di posizione, vicinissimo. Contatto Pietro Wojciech. Pietro Wojciech, contatto ancora, il posteriore si tocca, anche se Babette sul Red in un posto locusto. Si potete definire, intanto il principe fa passare ovviamente Ago, ordine di scuderia, Ago è nettamente più veloce, si è visto anche in qualifica, per il principe è sicuramente un ottimo compagno di squadra, che addirittura per evitarlo è dato largo, ha deciso quindi di stare dietro, ma Starbust ha dato un secondo a Lucas al momento, Starbust davanti di un secondo su Lucas, box per Cavani, drive through, sconto il drive through adesso, se va a mettere quindi avanti anche Luigi Dragon, poi box per il drive through, ed è Tresor Trentino, c'è la lotta con il principe probabilmente, Tresor Trentino quindi rimane dietro, segue la scia in questo momento. Anche Son Goku fa un interno pazzesco su Pietro. Son Goku. Pietro, vediamo se cerca l'incrocio. Non ce la fa. Son Goku esce fortissimo con l'Erse. Vale sicuramente Devo già in questo momento con delle rosse che sono assolutamente più prestazionali delle altre. Ettore Sorrentino lo brucia. Ettore Sorrentino, 310 km orari. Il principe sull'esterno. Prova l'incrocio. Si gira su quel cordolo per poco. Tiene però la macchina ferma. Per salvarla. Son Goku anche su Wojciech e va avanti. C'è Pietro che purtroppo non riesce a tenerla, perché Wojciech probabilmente è costretto alla frenata. Pietro ancora, contatti in questo punto della pista, dove è molto più favorevole forse il suo assetto rispetto a quello di Wojciech, che invece forse ha più velocità di punta. Ma Wojciech sembra addirittura lento. Non si dà quell'idea, perché comunque anche quel Wojciech. Ma c'è Storm dietro che vuole prendere i punti. Intanto Assecto perfetto sorpassato da CE senza DRS, perché il DRS in questo turno si attiva e ci aga 8 decimi da Lucas. Son Goku giro veloce con le rosse 1.35, in questo momento il punto va a lui, c'è il sorpasso su Assecto perfetto e c'è forse anche il contatto con CE, chissà se c'è stato qualche rottura. Assecto perfetto quindi passa, molto rischioso questo comportamento da parte di Son Goku, che fa girare addirittura il compagno. Ma non lo so se l'ha preso, Non l'ha preso, ma diciamo che ha creato una situazione in cui era molto stretto. Penalità di 3 secondi per Wojciech. Comunque è successo un po' di tutto in quest'ultima parte. In questi ultimi giri. Speriamo di non vedere un altro safety, perché mancano 6 giri. Se va tentato anche lui, cerca la rimonta inseguendo già Storm. Probabilmente un contendente diretto a livello di termini di velocità, ma vabbè, come punti al momento purtroppo gli entrambi non sono in posizioni che valgono il loro nome. Redshark viene sorpassato da Lindo Fiesta in un punto molto caldo, ma Redshark purtroppo con questi hard può fare davvero poco. Ma anche il setto perfetto, forse anche la scelta della mescola è stata incidentale per l'accaduto, perché 12 giri di hard forse Ago su Lucas col DRS, ma anche Lucas ce l'ha. Ago fa una frenata brusca, quasi con un bloccaggio. Lucas tenta forse l'incrocio, non ce la fa, rimane dietro. Pietro il sorpasso su Wojciech, c'è finalmente Wojciech, non aveva il DRS per difendersi, quindi Pietro rimane avanti. Wojciech addirittura perde la posizione su Justin. Lucas ha toccato Ago, si è Orl, anche Son Goku sorpasso su CE, Ago, quindi ha rotto qualcosa? No, credo che non abbia rotto niente, però Lucas l'ha toccato giusto per farlo. Lucas, penalità di 3 secondi, in questo momento Ago è avanti. E Ago avanti in pista in questo esatto istante. Tante penalità in quel di Miami. Forse le varie ragazzine da beach spiaggia hanno confuso le idee dei nostri piloti. Forse guardano un po' in pista e più nelle piscine. Esatto, forse sono già stati già confusi dalla nostra chiamata. Il principe con Ettore ancora, Ettore va a largo, va sull'esterno, scusate. Il principe invece purtroppo non chiude bene la traiettoria, dovuta anche ai 18 giri di hard, che però ancora lo rifanno trattenere come quinto al momento
punti comunque importanti, che però adesso dovrà affrontare i 5 giri delle soft super usurate probabilmente di Son Goku, che le sta portando allo stremo pur di correre e avanzare, mentre CE prende qualche decimo in rettilineo con la scia, mentre Son Goku rimane a 6 decimi ancora in questo momento, 5 decimi, deve stare attento all'uscita sempre da questo punto molto scivoloso. Oh, prende tantissima velocità in uscita, prende tantissima velocità in uscita, e quindi forse c'è la staccata che costringe il pilota Haas a chiudersi un po' di più e dover rallentare. I due ancora gomma a gomma, sempre su quel corto dello Son Goku, completa il sorpasso e va all'inseguimento di Ettore, quindi. E va all'inseguimento di Ettore. Son Goku sta guadagnando molto su Ettore. Ettore addirittura sta guadagnando più su Ettore di quanto guadagnava sul Principe. Il Principe aveva più passo di Ettore, addirittura con 19 giri di hard. Però c'è da dire che appunto le gialle 14 giri sono allo stremo. Le gialle sono al limite con 14 giri, un po' come sono le rosse fra poco con 6 giri, perché quel luogo arriverà con 10 giri di gialle. Starbuzz e Lucas ingaggiano finalmente, come anche Url su un Son Goku. Dato Luigi Dragon in questo momento giro veloce, Ettore è attaccato da CE e il Principe perde posizione, settimo in questo momento, CE sorpasso quindi, e c'è Pietro in questo momento alle sue spalle, Luigi Dragon altri 3 secondi, il caos dietro, il caos in questo momento, lotta per i punti, e il Principe a un secondo in questo momento da CE, e dietro alle sue spalle Pietro che ovviamente lo brucia col DRS. Ed eccolo, vediamo il sorpasso in diretta alla curva. Attenzione, si gira Son Goku. E il Principe ci ha evitato Pietro all'esterno del Principe. È sesto in questo momento. È sesto, completa il sorpasso. Principe anche con lui col DRS. Vediamo se qualcuno fa una staccata. Forse c'è all'interno, ma c'è già Storm dietro, che non è stato considerato dal pilota Haas. E quindi potrebbe perdere su di lui in uscita. E infatti va a mettersi nell'interno. E potrebbe averne di più con l'ERS attivo. La fanno insieme. No, si mette dietro Storm. Si mette dietro, perde qualcosa purtroppo. Ma non vuole evitare largo. Pietro si gira, quindi ottima la posizione in questo momento del pilota Mercedes. E adesso potrebbe avere un'occasione di lotta con il DRS, perché il Principe non ce l'ha, ma c'è CE a un decimo da Ettore. Ed ecco il sorpasso, Ettore cerca forse l'incrocio in questo punto molto difficile, fanno esterno e interno, gomma a gomma in queste curve, ma CE c'ha la zona di pista migliore per accelerare meglio, quindi va avanti, ma adesso il DRS deve difendersi da quello che potrebbe essere il luogo lungo. Ma mi sorprende che Agu ancora non abbia sorpassato Lucas, ma c'è Jack che si gira. La maledizione della Ferrari non ha fine. È tredicesimo in questo momento. E Red potrebbe arrivare a punti. C'è un doppio sorpasso da parte di Lino Fiesta. Forse? Attenzione, in tre, questa curva, Red va largo per evitare contatti, vediamo da Pietro, la visuale, sono quattro, purtroppo Pietro si gira, ha esagerato Pietro, voleva troppo, erano in quattro addirittura, Pietro si ritira in pista per la frustrazione, Cavani quindi lo sorpassa, in questo momento vediamo se, Cavani va in box addirittura, forse ritiro in box per Cavani anche. O magari se finirà la gara potrebbe rubare qualche punticino d'oro. 5 ritirati fino a questo momento. Penalità al momento sono tutte da controllare. In realtà, Lucas su Starbuzz, torniamo nei primi posizioni. Scusate. Guardate i tre come sfrecciano, ancora Lucas è secondo, Ago dietro, forse col DRS adesso potrebbe essere una ghiottissima occasione. Carneficina sì, oggi purtroppo i dirigenti della Prime avranno tanto da cui discutere. Ago prende le spalle di Lucas, che non è tanto veloce quanto Starbuzz, però potrebbe arrivare un altro doppio sorpasso. Lucas si tiene all'esterno, Ago però non può sorpassare, però forse sorpassa Lucas, forse tiene all'interno, e su Lucas c'è il sorpasso Lucas Arga. Ago adesso potrebbe vedere
la cima, potrei vedere la cima con Starburst che non è più veloce di lui in rettilineo ed è anche più lento forse in curva. Ago si può riprendere quello che era suo sin dall'inizio. Starburst è la gazzella e Ago è il leone. Adesso sì, Starburst si deve difendere. Una William contro una Husky l'avrebbe mai detto. È la Ferrari terza, va bene, sì, è comunque quello. Sì, purtroppo sì. Ettore è ancora quinto, si gira ancora Son Goku, si gira ancora. Il compagno di squadra intanto sconta la penalità di 5 secondi e mette le rosse, almeno per forse ottenere un giro veloce. Che Cavani va di nuovo in box. Cavani ancora in box. Si toccano, Ago, però forse riesce a completare il sorpasso. Starburst si gira un attimino e forse rompe il flap. No, resistenza della macchina 100. Riesce a tenerla integra al momento. Ma Lucas è aggressivo. Lucas lo sta guardando. Ha fame Lucas, ma non ha tanto Hertz. Ma perché Starburst ne ha ancora meno. Intanto bandiera gialla, CIE si va a muro, CIE. Però non sembra avere danni ingenti. Attenzione al posteriore. Danni ingenti. Flap di destra. Tanto Starburst su Ago col DRS. Mamma mia, ha dovuto frenare. Di pochissimo, ha dovuto frenare un sacco. Starburst si gira. Lo evita Lucas e Starburst. Si vede il sogno. Si vede il sogno sfumare davanti ai propri occhi. Adesso è guerra Lucas Ago. Quella curva è veramente infame. Sì. Comunque stiamo parlando di 12 giri di gialla. E se Lucas ad avere nel mirino il pilota Haas, questo è l'ultimo giro a disposizione. È tutto nelle mani di Ago. Tutto nei loro volanti. Purtroppo Starburst, sì, questo è un grande colpo al cuore. È un grande colpo al cuore Starburst non primo. Per chissà se qualche penalità potrebbe riportarlo in vetta. Però siamo sicuramente contenti anche per gli altri che stanno facendo una grandissima gara al momento. Bandiera gialla per una Red Bull dovrebbe essere proprio Luigi Dragon, che fra poco potrebbe avere addirittura la bandiera blu e quindi chiuderebbe la gara con 28 giri effettuati e non 29. Ancora questo è l'ultimo giro, vediamo Lucas come deciderà di affrontare tanto lotta fra Red Shark e Wheeljack che sono 9 e 10. Già Storm quinto anche per lui, potrebbe essere l'ultimo giro di fuoco con davanti Ettore Sorrentino che potrebbe non essere alla sua velocità, però Just Storm non sembra recuperare, anche Lucas invece recupera qualche decimo, non riesce a fare in tempo e quindi andiamo on board con il nostro vincitore per momentaneo. Attualmente ci sono le bandiere gialle che si sventolano in pista per Luigi Dragon che si mette in Ago e vince Ago 26 e va nella piscina e si butta direttamente con Lucas che arriva terzo per la penalità in questo momento, quindi Starburst secondo, Ettore quarto, il principe penalità quinto, Just Storm per soli 2 decimi, Seba Vettel 5 secondi di penalità non scontate che poi vedremo, e il principe 24 giri sull'hard arriva sesto, Vino Fiesta scala la classifica per le penalità, quindi Red Shark nono, decimo c'è al traguardo, i finalisti sono Ivo's Jack 11esimo, 12esimo Secto Perfetto per il momento, 13esimo Url Son Goku, 14esimo Cavani, 15esimo Luigi Dragon chiude con la Red Bull in distrutto. Intanto a Secreto Perfetto però si porta a casa il giro veloce e lo ruba purtroppo, quindi giro veloce senza punti per questa pista, per questa gara, gara piena di emozioni forti, piena di tachicardia, piena anche di sgommate in pista. Giro veloce per Cavani, giro veloce per Cavani alla fine? Sì, ho visto. Giro veloce per Cavani alla fine. Allora andiamo a vedere questo podio. Sudatissimo. Cioè, entra visto il Già la storm del giorno, giustamente partenza da che traguardo. Partenza da ultimo per Just Storm. E arrivo in la clip non me l'ha salvata e arrivare secondo e avere rimpianti non l'avrei mai detto è Starburst. Poi scrive, vedo se me la riescono a togliere, si vede un po' Lucas, vedi se riesce a prendere la clip da qualcuno.
da qualcuno di Toriteo, anche dalla live in qualche modo, chissà. Però la clip è necessaria. Ed eccolo il nostro podio, con la Haas prima di Iago, che festeggia, Starbust secondo. Quest'oggi sembra senza problemi, è un sogno che si avvera, di nuovo, per la seconda volta, il podio quasi primo, per pochi secondi, poi quella sfortunata coincidenza. E terzo Lucas, in questo momento con delle penalità poi da controllare. Quarto Ettore Sorrentino, quinto Just Storm, pilota del giorno, sesto il Principe, settimo Seba Vettel, HLR Silino Fiesta, ottavo Red Shark, nono, decimo che chiude quindi i punti, undicesimo Evolcek, dodicesimo Secto Perfetto, tredicesimo con il compagno Son Goku, quattordicesimo Cavani Amps, quindicesimo Luigi Dragon, chiudono purtroppo i ritirati Pietro Cormac, Violante, Anel e Allen, purtroppo squalificati. E quindi direi di passare alla zona interviste. Ciro, ti do l'arduo compito di invitare Iago, Starbust e Lucas in intervista, se possono ovviamente parlare. Forse Starbust non poteva parlare, Lucas non mi ricordo, e Iago dovrebbe essere abbastanza disponibile di solito. Ora. Quindi signori, rimaniamo un attimo in pausa e torniamo fra pochissimo. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out cause you were in red. Men against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.
E buonasera a tutti, buonasera signori, ben ritrovati con il post gara nel Cold Place, potrei dire, in questa refresh room di Miami. Siamo qui con il nostro terzo arrivato di oggi, Lucas, motore Ferrari. Benvenuto, Lucas. Buonasera a tutti, Sì, è la tua prima è gara, la mia cioè prima direi gara. esordio col botto per il momento. Sì, ad un certo punto nella gara ho detto, ma provo a vincerla, però non ci sono riuscito. Già partendo dal fatto Sì, che in ma qualifica ho infatti fatto un volevo errore chiederti in all'ultima curva. qualifica come è andato, perché io ti ho visto molto veloce, purtroppo ho notato che quando cioè, avevi preso il taglio, mi pare, quindi è rimasto il tempo del primo tentativo in Q3, quindi non dell'ultimo. Volevo chiederti. No, non ho preso il taglio, però ecco, in Q2 ero molto vicino, però in Q3 alla fine all'ultimo tentativo ho provato ad allungare un po' la staccata all'ultima curva, sono andato lungo, ho toccato il In muro gara e ho dovuto invece diciamo che abortire la il giro. situazione è stata un po' confusionaria fra tre safety, qualche disguido, appunto, poi le clip ne parleremo in sede separata, però diciamo fra qualche safety, lotte molto avvincenti, diciamo griglie molto ravvicinate come con Starbust appunto Ago qui in cabina con noi, come ti sei ritrovato in questa prima gara? Sinceramente io non ho capito nulla già a partire dalla prima safety, non sapevo se entrare nei pit o no, ero se non sbaglio quinto e lottavo per il podio, dopo si è un po' stabilizzato tutto, quindi alla fine ero calmo e alla ripartenza della seconda safety se non sbaglio è successo quel botto all'ultima curva. Non volevo aspettare e quindi mi sono preso la penalità e ho provato a superare Ago e Starbust, era una bella battaglia e niente, sono felice di questo podio e come primo podio lo voglio dedicare a Muscolino che è il pilota della Shark Che e cuore, che niente, cuore. Infatti c'è questo è stato il mio Muscolino che in chat parere. ha fatto good job Lucas, di cuoricini. Tanto ringraziamo anche Ciro che è dovuto andare via per i suoi Sì, problemi, perché dice bravi sennò tutti, ci assolutamente. scriviamo. È stata una bella gara. Sì, sarà una bella Allora, gara. vediamo un attimo al volo i risultati della scorsa gara. Tu ovviamente parti da zero perché sei appena arrivato, ma se questa terza posizione dovesse essere confermata, hai 15 punti in tasca e raggiungi Violante che è il dodicesimo, quindi saresti tu il dodicesimo in questo momento. Sì, ma io provo a essere costante in questo campionato, cioè, non ho come obiettivo magari essere nella top 3 nella classifica piloti, ma almeno essere costante, stare sul podio ogni gara. Questo è il mio obiettivo e alla prossima gara proverò a vincere perché è Grazie possibile, ce la mille, metterò tutta. Lucas. Allora, l'ultima domanda che ti faccio, Vai. perdonatemi, io ho bisogno purtroppo di un attimo di secondi per il ricaricamento. Allora, la prossima gara, perché questa è l'ultima per questi mesi, per queste settimane, perché affrontiamo il mese di ottobre con le pause di Halloween, tutti i santi e compagnia varia. Ci sarà però Messico il 25 ottobre, poi si ritorna l'8 novembre con Brasile. Quindi Messico, come ti ritrovi? In Messico non lo so, però è una pista molto veloce, il secondo settore è molto tecnico, quindi alla fine lì ci sarà uno sbalzo se metto un assetto scarico o carico, penso che prenderò quello scarico. Alla fine è importante far tanto pratica, non posso dire nulla perché non ci ho girato, ma se non va qualcosa bene io provo Certo. a metterla dritta, quindi Ci dà ecco, sempre il migliore penso e senso. spero che Va vada benissimo, bene. Lucas. Io ti ringrazio Esatto. per questa intervista, per essere stati qui con noi. Io spero di rivederti anche da qui in avanti altre volte.
ti do il benvenuto ufficialmente. Speriamo. Come pilota titolare Ferrari, e ci vedremo nelle prossime settimane. Grazie mille. Grazie. Ciao ciao. Grazie, arrivederci. E quindi, signori, passiamo al nostro attuale vincitore, in quanto il secondo classificato non è disponibile all'intervista, ed è il Starbust, quindi annunciamo secondo Starbust, passato secondo al traguardo per le penalità del pilota Ferrari, momentaneo almeno. Facciamo i complimenti al pilota Williams, che per quanto sia di fascia D sembra al momento quello che potrebbe portare più novità rispetto al pilota di fascia A, anche se in realtà era momentaneo primo, momentaneo perché diamo il benvenuto proprio al nostro primo classificato di oggi, Ago XXV26. Benvenuto Ago e la sua AS. Buonasera Ago. Allora, buonasera, andiamo buonasera. Con le classiche domande di rito, però forse ci possiamo mettere un po' più di dettaglio come sono andate le qualifiche. Con insomma, un assetto, se possibile, svelarlo. Allora, le qualifiche. Ho modificato qualcosa. Sì, avevo modificato qualcosa rispetto alla base che avevo provato prima, perché volevo avere un assetto un pochino più stabile, soprattutto in gara. E avevo quindi un 10-12 di ala, partendo da una base di 8-9, poi ho modificato le ali, il resto è rimasto tutto uguale. E poi allora la qualifica al Q1 ho fatto un buon giro che... e, anzi no, in Q1 ho fatto un... no, non, ho detto una cavolata, in Q2 ho fatto un buon giro, in Q1 ho sbagliato molto, ho fatto un brutto primo settore, il giro non mi è venuto benissimo, tanto che in Q2 con la gomma del Q1 mi sono migliorato addirittura di 2 decimi, ed ero molto stupito del fatto che praticamente anche i piloti con gomma nuova non sono riusciti a fare il tempo che avevo fatto io con gomma usata. È stato un ottimo giro quello del Q2, però ero un po' sorpreso, sì, sì, perché la mia gomma era decisamente meno prestazionale di quella degli altri. In Q3 il hai primo tentativo 37, non è stato male, 0,83, nel secondo forse, purtroppo... 37. Sì, 30... scusate, sì, 27. No, 20, no, 27, 27,083. E nel secondo tentativo purtroppo ho preso il taglio nel primo settore, avevo finito con un 26,9, quindi avrei potuto portare a casa. Eh sì, avevo fatto 26,9, ma e poi ho sbagliato l'ultimo settore. Okay, adesso avevo per le mani un 26,8, 26,7. Un po' di più mi è a cuore, perché io ovviamente da come ti eri piazzato ovviamente in qualifica, ho predetto mentalmente Ago sarà uno di quelli che potrebbe partire bene, fare bene, quindi poter dare un passo alla gara. Invece non so benissimo se è successo, è stata qualche rottura, perché mi pare che tu poi sei entrato in box, il primo box che hai fatto è cambiato l'ala, però questo non so se è stato già dall'inizio, perché sin dalla partenza hai perso posizioni. Sì, ma in realtà io ho perso posizioni perché questo gioco è meravigliosamente buggato, e a me praticamente i semafori mi si sono spenti un secondo dopo. Quindi praticamente quando io ho visto che gli altri scattavano, a me io avevo ancora la macchina che non partiva. E quindi mi è partita con qualche millesimo di secondo di ritardo, e ovviamente mi hanno bruciato tutti. Perché secondo me lo stacco non era stato neanche male, non avevo neanche pattinato con la bianca. Il problema è che praticamente io ho staccato la frizione, la macchina è rimasta ferma altri 2-3 decimi di secondo, e ovviamente ho perso un'infinità. Poi sapevo che all'inizio con la bianca non sarebbe stato facile, però avevo di più di Cavani. Che aveva gomma bianca, cioè sapevo di poterlo passare, cioè stavo soltanto aspettando il momento giusto per passarlo. E quando ho tentato il sorpasso, Pietro, non so per quale motivo logico, si è provato a buttarsi all'interno quando io ero già all'interno, e quindi mi ha dato una prima botta lui, e poi la seconda botta me l'ha finita di dare Ettore, e ho rotto l'ala, ho perso quasi un secondo e mezzo. La macchina era ovviamente messa abbastanza male, e quando è uscita la safety ne ho approfittato, sono andato ai box, ho messo la gialla, poi ho provato a recuperare un po' di posizioni, ci ero riuscito, ero più o meno sesto, settimo se non sbaglio, è uscita un'altra safety, ho dovuto rimontare le bianche con la quale sono partito, sì. e poi è accaduto il contatto con Cormag, che di cui ho ricevuto parecchie lamentele da Cormag. Beh, e l'ho anche riguardato, diciamo che lì avevo provato il sorpasso alla curva prima e alla staccata dopo il DRS, e Cormac è riuscito a resistermi all'esterno, e a quel punto ovviamente non avevo più spazio per fare il sorpasso,
mi volevo accodare, ma ovviamente non potevo frenare in un punto dove si accelerava, perché anche perché avevo tutti quelli dietro, sarebbe stata anche una mossa un po' pericolosa. E quindi praticamente siamo ritrovati vicinissimi nel punto della zona lenta, e praticamente nel momento nel quale io sono andato a togliere completamente il gas per lasciarlo sfilare, nello stesso momento lui si è avvicinato, io mi sono ritrovato praticamente a sfiorarlo quando praticamente nel momento nel quale io stavo mollando il gas. L'ho riguardato Allora, guarda, dal adesso, mio è punto una di situazione un vista, po' non ho strana, mai fatto il che direttore gara, sai che non mi sicuramente ci intendo di sarà quello. Ci un sarà sicuramente di valutare, però, da un reclamo, sì. punto di vista personale, ovviamente, quindi soggettivo e non oggettivo, posso dirti che sicuramente è dubbio. A me dispiace perché ovviamente tu e A me Cormac dispiace sia non tanto. avete brutti rapporti, almeno prima di oggi, poi spero che non ci siano. Non avete brutti rapporti e soprattutto mi No, no, dispiace assolutamente. Infatti con perché Cormac mi sono. l'azione di sé per sé stava andando benissimo. Poi purtroppo anche la pista ci mette del suo, è capitato proprio lì perché comunque la zona di DRS finisce in quel punto ed inizia lo stretto, quindi quelle sono le occasioni in cui uno può farlo. È stato forse complicato sia una questione di mescola, sia Sì. magari una visuale particolare, sia le frecce che non aiutano molto. No, in realtà non è stato nulla del genere, è stato il problema Sì, il che punto è molto quello stretto, è un quindi punto non molto aiuta il stretto. contesto in cui E ti praticamente ritrovi. nel momento. Esatto, praticamente nel momento in cui io ho mollato, perché mi ero reso conto che il sorpasso ormai non lo potevo più concludere, ovviamente. Cormac si era difeso molto bene dall'esterno, era stato molto bravo. E il problema è che poi mi sono ritrovato praticamente con la strada chiusa, non ho avuto tempo neanche di mollare. Cioè, probabilmente è stato. Allora. Forse avrei dovuto frenare prima, soprattutto secondo quello che mi ha detto lui. Il problema è che ero ancora sul dritto, Guarda, praticamente, ero secondo ancora in me una non posizione era nella una quale questione di frenare, acceleri. perché in realtà la Quando mi direzione sono era buona, anche ritrovato. la staccata era buona, sia tua che sua. È stato semplicemente che il punto, cioè Io. secondo me, è il No, vicolo, ma cioè, no, infatti non è stata di staccata, non è quindi è stata in inutile staccata, non dirtelo di è prima. stata in Secondo me è staccata. stato proprio il punto in salita, no? È Perché è stato una dopo curva a vicolo il cieco problema. quella, cioè una salita è una curva a gomito a sinistra. Esatto, Purtroppo capita, esatto, purtroppo può capitare ed è successo proprio a voi due. È andata, la esatto. peggio è andata a lui, guarda, fisicamente Mi parlando, la dispiace peggio poteva capitare perché. probabilmente più a te che a lui. Per come eravate messi, è andata proprio di fortuna in Esatto, a realtà, me è andata di cercando di fortuna mezzo. perché più che altro quando ho visto che la strada si stava chiudendo, io ho mollato tutto e speravo che non avvenisse il Sì, contatto, ma troppo lì ormai tardi poi. era. Nello stesso Sì. momento nel quale io ho mollato, lui è andato a girare, e secondo me con le frecce vedeva che ero Sì, vicino, ma infatti anche secondo me per non ha quello capito parlo proprio di che ero frecce, al sì. suo fianco, perché secondo me è anche una zona cieca. Io purtroppo, a me dispiace tantissimo perché con Cormac ho fatto sempre battaglie, sia Sì, dall'anno scorso all'F2 ho comunque siete fatto due sempre piloti puliti, battaglie quindi insomma. molto. Siete due piloti Sì, sfortunati, esatto. c'è da Molto, dire, a danni invertiti siete stati è sempre fatto. sfortunati, però insomma, siete due piloti molto puliti. Mi dispiace perché far finire così la gara di Cormac, perché comunque lui è sempre stato un pilota molto pulito. E magari dovrò riguardarmela ancora, perché non so se magari ho fatto proprio una porcata Vabbè, comunque incredibile. dai. Io vi auguro sicuramente Però la mi miglior delle dispiace molto perché risoluzioni. Ovviamente comunque. si sa che la sera post gara c'è sempre il Esatto. caldo, un po' Sì, si sa, vabbè. comunque io diciamo che stavo cercando di. Con lui stavo cercando di. Far capire che non era mia intenzione provare un sorpasso in quel punto, non sono pazzo. In quel punto non ho provato un sorpasso, lì era semplicemente la conseguenza del fatto che abbiamo fatto due curve, uno di fianco all'altro, non so più dove andare. E mi dispiace. Poi parlando degli ultimi giri, c'è stata una battaglia con Lucas, nella quale diciamo che Lucas dopo l'avevo passato la prima volta, e poi praticamente in curva 1 ha riprovato un sorpasso da tipo 2 decimi dietro. Io stavo già pensando di impostare la curva e si è buttato dentro. Io l'ho Specchietto, sì. intravisto dallo specchietto retrovisore e mi ha tamponato pieno, mi ha fatto quasi girare, l'ho dovuto ripassare di nuovo. E poi dopo con Starburst ce l'ho avuto abbastanza semplice perché ero riuscito a portare a casa il sorpasso, ma poi io ho sbagliato nella parte lenta, ho perso un po' il posteriore, sono uscito malissimo. È riuscito a ripassarmi, ma poi in uscita dall'ultima curva è andato in testa a coda. Ci sono stato un po' fortunato, ma penso che comunque ero abbastanza più veloce nel primo settore, quindi secondo me sarei riuscito forse a ripassarlo di nuovo. Comunque rimane il fatto che sono contento della gara, nonostante sia stata una gara nella No, un quale po' sicuramente non è confusionaria, ma stato va tutto bene, molto dai, liscio. capita.
e anche il contatto, anche il contatto all'inizio, anche il contatto all'inizio è stato un po' un casino. Sono stato un po'. Hanno fatto ping pong con la mia macchina. Mi sono ritrovato ovviamente Allora, con la bianca un'altra andiamo volta a invece agli dover rientrare. eventuali risultati, facciamo delle ipotesi ovviamente. Tu in questo momento sei secondo a 56 punti, sotto di 4 punti rispetto a Red. Red ne ha fatti forse 2, credo, quindi avrebbe 62. Tu banalmente lo supereresti di 20, sì, lo supereresti. 21 punti. 21 No, punti. di 19 punti, sì, No, di esatto, 20, no, 19 19, punti. 19 punti. Superesti 19 punti, quindi Sì. andresti Diciamo a, sì, a che 70, comunque in ogni caso 81, 71 punti, forse, 81. adesso i calcoli matematici non sono Comunque più in forti. ogni caso penso che anche se venissi penalizzato, se fosse una penalità di Dovresti 5-10 rimanere secondi, quarto, comunque dovrei forse quarto rimanere nelle dovresti prime rimanere. 5 posizioni, quindi alla fine Comunque sì, il sorpasso dovrebbe avvenire. È poco male. E sì, lo so. E beh, è sicuramente una vittoria, 25 punti fanno molto comodo perché in questo momento soprattutto prendiamo E vantaggio ti su dirò tutti di gli altri più, perché arriveresti anche questo vicino ai campionato è 100 veramente punti dei i... costruttori, come Haas. Tanto c'è il principe che è arrivato anche ai punti lui oggi, quindi In sì, questo momento può tra l'altro... eventualmente. Esatto, sì. Tra l'altro la classifica è veramente strana. In questo momento, a parte me e Red, che siamo gli unici che stiamo facendo Cormac passi era avanti, terzo, tutti gli Cormac era altri terzo a 40, quindi stanno stentando. Cormac era terzo, infatti mi indiretto, sì. dispiace anche perché era anche in battaglia Bel podio, sì. per il campionato e soprattutto era in streak di podi. E mi dispiace molto che sia finita così. Cavani è finito fuori dei Sono venuto punti, quinto alla Storm fine, mi comunque non sa, ha eh. fatto tanti punti, Magico è stato assente. Ah, beh, allora comunque ha fatto buoni punti. Magico non c'era e praticamente adesso diciamo che la distanza che stiamo creando in Red rispetto a tutti gli altri è molto ampia e spero Va che bene, si mantenga allora, così, dai. ultima domanda per chiudere entro mezzanotte. Ultima gara a Messico settimana prossima, cosa ne pensi? Non l'ho mai provata, quindi... Ti posso dire, l'anno scorso mi faceva Quest'anno metà e schifo, 2 anni metà, fa mi magari. Sì. piaceva, tre Quest'anno anni fa mi boh. piaceva, quest'anno boh, vediamo. Penso di averci fatto 3 giri, penso di Va averci fatto bene, tre va giri bene. prima della Ci pausa, accontentiamo di quindi questo. e poi comunque, vabbè, ho una settimana di Va tempo comunque benissimo. per Allora, prepararmi, no? noi Quindi. togliamo i punteggi da schermo. Scusate, ho sbagliato. Togliamo i punteggi da schermo. Io ringrazio tutti i piloti che sono venuti qui a fare l'intervista, quindi ringrazio anche Ago e Lucas. Ringrazio Ciro per la compagnia per stasera. Ringrazio tutti i piloti che hanno partecipato alla gara e si sono imbattuti in questa Miami. Ringrazio ovviamente tutto lo staff di Aterchi League che c'è alle spalle, che aiuta ogni giorno con le grafiche e tutto quanto, con l'organizzazione. Ringrazio il Discord, ringrazio chiunque ci sia stato a seguirci e ha mandato anche un solo messaggino, soltanto un'occhiata. E quindi io vi lascio l'appuntamento a giovedì prossimo. Seguiteci sui vari social, Instagram, Facebook, Twitter e ovviamente anche il canale Discord che trovate con un punto esclamativo Discord. Vi lascio per l'appuntamento di giovedì con la Rising, sempre a Miami, per chiudere questa settimana americana. E un salutone, buonanotte.